Il Gavorano batte a domicilio in rimonta lo Scandicci in coincidenza della 17ª giornata del girone E di Serie D e scaccia i fantasmi di una possibile crisi. Padroni di casa in vantaggio al primo vero affondo con Ferretti quando scocca il nono minuto di gioco e vicini al raddoppio al 34esimo quando Salvalaggio dice di no a Saccardi. Il primo tempo in pratica è tutto qui. La ripresa comincia con un doppio cambio nel Gavorrano, fuori Costanzo e Bracciali, dentro Coci e Grifoni. È proprio quest'ultimo a servire a Jukic al 56esimo minuto la palla del pareggio, Scandicci 1, Gavorrano 1. La squadra che Marco Cacitti ha preso in mano in settimana dopo l'esonero di Atos Rigucci mette la freccia con il solito Grifoni quando scocca il 62esimo minuto, Scandicci 1, Gavorrano 2. I fiorentini al 77esimo minuto non sfruttano un calcio di punizione da posizione più che propizia, la palla finisce al lato. Poi nel finale rimangono in 10 per l'espulsione di Pietro Battista causata da una simulazione che fa il paio con il precedente cartellino giallo rimediato dal calciatore. Finisce 2-1 per il Gavorrano.